In aereo c'è, fra gli altri, Bonetti, il colpo di testa e di Schillaci e questa respinta acrobatica è di Jorgog in calcio d'angolo. Ed è il primo pericolo di questa partita scaturito dal colpo di testa di Salvatore Schillaci. Da Stefanov. Ottima giocata, splendida da parte di Di Canio. Al terzo dribbling è stato steso da Mitev, il libero dello Sliven. E in questa circostanza il direttore di gara Seim ha decretato il calcio di rigore. Siamo giunti al quarto d'ora del primo tempo e rivediamo l'episodio. Completamente spiazzato il portiere dello Sliven ed è il gol, la rete dell'1-0 per la Juventus al 15° minuto di questo primo tempo. Roberto Baggio, 23 anni, ha segnato prima di questo gol nelle partite ufficiali della Juventus in questa stagione 6 reti, 3 in campionato, 1 in Supercoppa nella partita persa contro il Napoli, 1 in Coppa delle Coppe nella partita di andata giocata in Bulgaria. Episodio. Di Canio, che era partito addirittura da metà campo, ha crossato di destro, ha toccato d'esterno destro Baggio e ha depositato la palla in rete. Una deviazione sicuramente determinante. Rivediamo ancora questo episodio, questo cross di Di Canio. Attenzione al tocco d'esterno, ha sfiorato la palla Baggio, ma quel tanto che è bastato per spiazzare del tutto Jorgog. Vediamo se c'è la possibilità di cross. Esler cerca spazio, lo effettua, un pallonetto per la testa di Schillaci ed è ancora gol. Gol di Schillaci al 24° minuto di questo primo tempo. Quindi la Juventus, dopo 24 minuti, è già in vantaggio sullo Sliven per 3-0. Vediamo intanto la ripetizione. Salvatore Schillaci, dopo i 15 gol in campionato dell'anno scorso e 6 dei mondiali, non ha ancora segnato in questo campionato, ma ha già segnato 2 gol in Coppa delle Coppe. E abbiamo rivisto ancora il suo colpo di testa. Corini, questo centrocampista di 20 anni, che come avevamo già menzionato in precedenza è titolare nell'Under 21, nella nuova Under 21 di Maldini e Tardelli. C'è un altro giocatore della Juventus, Orlando, che è titolare di questa squadra. Diventati. Il passaggio di Baggio per Bonetti, il tiro e il gol. Un'altra finezza di Baggio, un altro assist esemplare e l'esecuzione a colpo sicuro molto efficace da parte anche di Bonetti. E quindi questo è il quinto gol della Juventus, 5-0 contro la squadra bulgara dello Sliven, dopo i gol segnati nel primo tempo al 15° da Baggio su rigore, quindi al 19° dallo stesso Baggio su azione, al 24° Schillaci, sempre nel primo tempo. Poi nel secondo tempo c'era stato il gol segnato da Corini al 4° minuto. È una Juventus dilagante, ormai non c'è più partita, ribadiamo, si sentono naturalmente titolari e della rosa a disposizione di Maifredi. Altro giocatore della nazionale Under 21 con Corini che abbiamo visto in campo fin dall'inizio. Attenzione, Julio Cesar è in posizione regolare, il tiro e il gol. Completamente ferma la difesa della squadra bulgara. Probabilmente tutti aspettavano che il guardalinea alzasse la bandierina, ma era in posizione regolarissima Julio Cesar e ha realizzato all'11° minuto del secondo tempo. Assistiamo ancora alla ripetizione, questo pallonetto per l'ennesima volta di Baggio, il controllo di Julio Cesar, il tiro e la palla è in rete. E quindi a questo punto i gol sono 6 per la Juventus contro lo Sliven, 6-0. E chiudiamo la nostra sintesi con questo episodio che si riferisce al 40° del primo tempo, anzi del secondo tempo. Ribadiamo, il punteggio non è cambiato, sempre 6-0 per la Juventus. Sono avvenute 2 sostituzioni, sono entrati in campo per lo Sliven e Iliev al posto di Vendef e invece nella Juventus Galia al posto di Marocchi. C'è questa rimessa laterale che è stata operata a beneficio di Esler. Ultime battute di gara. Luppi. Esce dalle retrovie Parushev. C'è il contrasto di Galia con il centravanti Lechkov. E calcio di punizione sul fallo di Galia per la squadra bulgara. Batte lo stesso Lechkov. Pesca in posizione regolare Kalepov, il tiro e il gol, nonostante l'uscita di Tacconi.
Gol di Khelepov realizzato al 40esimo minuto del secondo tempo e il punteggio quindi diventa di 6-1, alleggerendo in qualche modo la delusione dei giocatori bulgari. Vediamo ancora l'episodio, intanto vi diciamo che qualche minuto più tardi, al 43esimo, avrà ancora una buona possibilità Khelepov, ma Tacconi respingerà con i piedi.